L'azienda si è fatta carico dell'aspetto green fin dal 1984, quando è nata, introducendo tutti i prodotti, l'intera gamma di produzione, che fossero rigorosamente green, ancor quando in quell'epoca parlare di green, parlare di sostenibilità non era sicuramente oggetto di business, oggetto di modalità di lavoro quotidiano. Certamente è difficile trovare le modalità per sopperire a una tecnologia che era nota e conosciuta a tutti, che è il solvente. E qui la forza e la grande volontà, perché questo è l'elemento scatenante, il volere, e questo lo si fa con la ricerca quotidiana, costante, ma soprattutto con la grande volontà di rispettare il nostro ambiente. Ancora prima di conoscere il prodotto, noi cerchiamo una soluzione. Se devo fare più bella quella superficie, cerco la soluzione per fare più bella. Il prodotto è l'elemento che mi permetterà di poter avere quella soluzione al mio desiderio. Quindi noi lavoriamo costantemente ogni giorno per dare la migliore soluzione al nostro cliente. C'è un mercato che desidera e vuole le soluzioni ecocompatibili. Fortunatamente è cresciuta negli ultimi anni, proprio per la spinta che viene data da tanti, di cui noi siamo stati fautori iniziali, e quindi ben venga questa forte domanda, ma ci deve essere anche una reale risposta da parte dei produttori, senza ingannare quella volontà del cliente che vuole ecosoluzioni e non soluzioni mascherate con eco. La cromomaterioteca per noi è la raccolta di tutto il nostro sapere, di tutto quello che in 30 anni abbiamo ricercato, ideato, realizzato, e lo abbiamo raccolto dentro a questo luogo e lo abbiamo denominato cromomaterioteca. La biblioteca del colore e della materia, dove i nostri clienti possono trovare ecosoluzioni.